come è uscita, Cristelli, la notizia su tutti i giornali di un possibile matrimonio tra Loredana e tuo padre. Vediamo questo servizio di Giovanna Savini, cosa ci racconta. In attesa di scoprire la data ufficiale, è deciso, Albano ha intenzione di sposare Loredana Lecciso. A fine luglio l'annuncio attraverso le pagine del settimanale Oggi. Gliel'ho chiesto 13 anni fa, poi qualcosa è andato storto. Ora i nostri figli sono grandi, voglio che siano sereni, che abbiano una famiglia regolare. È il momento di riordinare le cose. Nella vita tutto può succedere sempre. Di temporali ne sono passati troppi sulle mie spalle e nella mia testa. Albano Carrisi, una delle voci più inossidabili del panorama musicale italiano, continua a fare notizia. Prima la conferma dell'attesissimo concerto a Mosca, durante il quale tornerà a cantare con l'ex moglie Romina Power. Poi inaspettata la proposta di matrimonio a Loredana Lecciso, al suo fianco tra alti e bassi dal 2001. Si festeggia l'amore? Si festeggia anche l'amore. Sei in buona compagnia? Penso di sì. Voi che ne pensate? Una relazione, la loro, che da sempre ha incuriosito il pubblico. Tutto comincia nel 2001. Dopo la dolorosa separazione da Romina Power, Albano conosce Loredana, pugliese come lui, di quasi 30 anni più giovane. Arrivano subito due figli, prima Jasmine, poi Albano Junior, ma ben presto Loredana, rincorsa da telecamere e giornalisti, scopre il fascino del mondo dello spettacolo, rivelando ambizioni da showgirl. A me il mezzo televisivo diverte, non ne ho mai fatto mistero, insomma. Mi diverte farla, non ho la presunzione di pensare che io la faccia nel migliore dei modi, per carità, però mi diverte. Si trasforma, accetta di partecipare a diversi programmi televisivi, diventa un vero e proprio fenomeno mediatico, spesso aspramente criticato. E io saluto Maria Scicolone, che ci ha raggiunto, grande amica proprio della famiglia Carrisi, ed è rimasta con noi Simona Izzo. Cristelli, giusto una domandina, tu hai dichiarato più volte che non sei proprio d'accordo affinché si celebrino queste nozze tra Albano e Loredana, perché? Guarda, non è neanche mezzogiorno, per me è un argomento un po' dopo mezzogiorno. Stanotte magari ci parliamo. Va bene, con questo insomma io. Dai, sì. Cioè, io la capisco molto. Io sto affrontando questo tema su un film che sto facendo. È difficile amare una donna che non è tua madre, che è vicino a tuo padre. È difficile pensare ad un altro matrimonio. I figli vorrebbero che le mamme, i papà, forse fossero infelici per sempre, non lo so, o comunque non più felici giuridicamente con un'altra persona. Quindi capisco anche che per lei sia difficile affrontarlo. Detto questo, io per esempio, che vivo felicemente in una famiglia allargata, mi sono risposata. Maria, conosci molto bene Albano, Romina, sì, anche Loredana. Bene Albano sicuramente, ho conosciuto anche la Lecciso, eccetera. Però Albano, secondo me, la cosa straordinaria, anche per segno, perché è un toro, e lui è legato alla famiglia, ai figli che sono numero uno. E poi certamente i ricordi, il passato, voglio dire, Romina è stata una persona troppo importante nella sua vita. E poi la vita va avanti in questo modo, però sicuramente la cosa più importante è il legame per i figli. E Albano ce l'ha perché è un padre straordinario. Questa è la prima cosa, perché gli amori possono anche passare. Però sinceramente questo amore per il figlio non sarà assolutamente inficiato da un altro matrimonio, cioè papà continuerà ad amarti. Assolutamente no. Detto questo, capisco tutto, capisco anche che Loredana non è una persona facile, perché poi è molto esuberante, poi c'ha pochi anni, ma insomma è abbastanza vicina a te, e quindi poi senti, Lorella, la verità è che una matrigna, perché diciamo questa brutta parola. No, però è brutta una matrigna, lo so, ma come la vogliamo chiamare? Mammigna? Allora, io a casa mia chiamiamola mammigna. Sicuramente, insomma, Romina è una presenza forte. Ma Romina ci sarà sempre nella vita di Albano, perché Albano, per l'impressione, per come lo conosco io, Albano non è la persona che abbandona nessuno. Immaginiamoci se abbandona Romina. Assolutamente. Una volta mi disse: gli occhi di Romina
resteranno sempre nel... proprio lui era innamorato degli occhi di Romina e quindi la cosa, questa cosa rimane in Albano. Ci sono mogli indimenticabili. Ma io penso in ogni modo che Cristella abbia un buon rapporto anche con Loredana, però da qui al matrimonio insomma passa, ne passa di acqua sotto i ponti. Io penso che Albano sia libero di vivere la propria storia d'amore, certo, anche perché il rapporto con Romina è finito da tempo. L'ha vissuta sino ad ora, poi però una figlia non lo accetta, questo dobbiamo, è liberissima di non accettarlo, è liberissima, non è liberissima, guarda, sì, perché ma... un figlio resta legato alla propria mamma, quindi vedere la presenza di un'altra donna io lo capisco, sì, però... da donna, da figlia, certo, anche, quindi certo, nulla da dire contro Cristella, assolutamente, sì, però finiamo qui, è il momento, ne vogliamo. Maria, so che tu hai inciso un disco con Albano, avete cantato insieme una canzone? Sì, purtroppo malauguratamente per lui. Ce la fai sì, ascoltare? Dai. Però voglio una promessa da Cristel, devi venire a trovarmi qui dove mi racconterai, so che hai tanti progetti sì, nel cassetto, voglio approfondire con te questo argomento e poi ci devi sto, cantare anche tu per noi. Ci sto, è una promessa. Grazie Maria, sono qui.